Mi trovo in questo momento nella sala del Friuli Venezia Giulia, in particolar modo allo stand dell'azienda La Viarte dei Colli Orientali del Friuli, Prepotto, che mi ha invitato ad assaggiare una eccezionale annata del loro vitigno autoctono, rarissimo dei Colli Orientali del Friuli, che si chiama Tazzeleng. L'annata è il 1999 e io vorrei chiedere a Giulio il perché di questa scelta. Io capisco che al Merano Wine Festival si vuole proprio portare qualcosa in cui si crede molto per proporlo al pubblico del Merano Wine Festival, ma perché proprio il Tazzeleng 99? Il Tazzeleng 99 è un vitigno innanzitutto molto raro, molto radicato sul territorio, anche se presente in misura minore, però è un vino, diciamo, molto emozionale, che trasmette delle sensazioni particolari. È un vino difficile, difficile da vinificare, difficile da portare a maturazione, difficile da portare in equilibrio, però quando ci si riesce effettivamente ha una marcia in più e riesce a trasmettere quello che veramente sono le radici del territorio, e quindi è un vino che appartiene a tutti gli effetti anche alla cultura del Friuli. Devo dire che personalmente mi sono trovata proprio di fronte a un vino con una giovinezza incredibile. L'ho assaggiato poco fa con Giulio, un vino che ha quasi 10 anni, e davvero il suo carattere di freschezza, questo vino che è Tazzeleng, no? Taglialingua in friulano, veramente negli anni dimostra la capacità di mantenere freschezza ma ad ammorbidirsi. Vi faccio i complimenti perché dimostra come l'azienda La Viarte ha investito in questo vitigno in tempi non sospetti. Da quanto tempo, Giulio, voi vi impegnate sul Tazzeleng? Il Tazzeleng lo produciamo dall'88, è un vino in cui abbiamo creduto. Naturalmente ci vogliono almeno una decina d'anni per raggiungere la giusta maturità del vigneto, ed è un vino che dal nome già si capisce la difficoltà. Tazzeleng significa taglialingua in friulano, però questa iniziale ruvidità poi si ammorbidisce, si smussa, pur mantenendo le sue caratteristiche col tempo e con l'affinamento, quindi con pazienza e con costanza si riesce ad ottenere un vino buono e complesso, ma anche equilibrato. Bene, un'ultima domanda che ti voglio fare. Beh, ho visto intanto un grande successo a questa iniziativa, le persone vengono proprio per assaggiare il tuo 99, e se qualcuno ti chiedesse con cosa il Tazzeleng va abbinato in cucina, proviamo a dare qualche ipotesi di abbinamento. Beh, le ipotesi di abbinamento sono sicuramente con piatti saporiti, con una certa speziatura, sicuramente la selvaggina, ma anche arrosti saporiti, la cucina anche tipica friulana, direi, quindi gusti decisi per un vino deciso. Quindi... Beh, grazie, con questo vino che davvero ha l'anima proprio friulana, grazie mille, grazie a voi.